Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Mindtest Ita della seconda stagione. Vi avviso subito, è molto tardi, sono molto stanco, questo video potrebbe durare meno del solito, ma ci tenevo a caricarvelo comunque. C'è il ponte adesso dei Santi, se dei Santi. C'è il ponte dell'Immacolata Concezione, quindi tornerò a casa, quindi avrò pochissimo tempo per registrare questo video. Mi sono detto o ora o mai più, quindi lo sto registrando e spero di poterlo modificare, editare e caricare prima che parta il treno. Insomma, questa è la mia intenzione. Allora, detto questo, mi lancerei subito in fretta. Tanto andrei a vedere un attimo. Rapido, 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 come va qua la farm di alberi? Ma è sempre uguale all'altra volta, anche perché dubito che sia successo qualcosa mentre io non ero on camera. Tornerei subito, subito al Polo Nord e andrei a lavorare a quello che il nostro rifugio alpino, per il quale ho trovato dei buoni, interessanti propositi. Ed eccoci qua nuovamente nel nostro rifugio alpino. Come potete vedere, ho iniziato a fare dei piccoli lavoretti per quanto riguarda il pavimento. Il commentatore video ha già sentito in anteprima qualche cosa, visto che era connesso con me su Discord un attimo fa, e il progetto era quello di utilizzare un materiale diverso per quanto riguarda il pavimento rispetto alle pareti e comunque al resto della struttura. Visto che sarà praticamente tutto in legno, le pareti, le mura, il tetto e no, forse il tetto sarà fatto con questi blocchi della home decor, che però mi richiedono di andare a cercare della clay, per cui non ho molto tempo adesso da fare per farlo. Pensavo di staccare un po' con il pavimento utilizzando qualcosa di più legato alla pietra. E questo tipo di texture non mi dispiaceva per niente. In pratica si tratta dei Cold Stone Brick, se non ricordo male, Cold Stone Brick, esatto, che sono fatti con 4 unità di Cold Stone, che è fatta dalla Stone e dalla Coal Lamp. Quindi sono un pochettino costosi per il fatto che bisogna utilizzare un pezzetto di carbone l'uno dopo aver cotto la pietra, ma al momento non abbiamo grandissimi problemi di carbone e quindi va benissimo. Ero iniziato Cioè, avevo iniziato a pensare più che altro ai pavimenti quelli in legno che avevo utilizzato anche nella scorsa stagione, ma poi mi sono ricreduto e ho detto che forse effettivamente era meglio staccare un pochettino con un pavimento più in pietra di quanto, cioè un pavimento con uno stile più vicino alla pietra che non il pavimento di legno. Quello che volevo fare inoltre è mettere delle finestre che fossero non particolarmente grandi, tipo queste, in modo da dare una sensazione comunque un po' di chiusura a questo rifugio, perché ricordiamo che fuori fa molto freddo, essendo in una zona artica comunque montuosa, e essendo in pieno inverno, oltretutto, no, non siamo ancora in pieno inverno temporalmente, però comunque si sta avvicinando l'inverno, quando ci trascorreremo le vacanze natalizie, quando sarà finito probabilmente, farà molto freddo e quindi conviene non avere delle grandi vetrate come in altri posti, perché ci sarebbe una grande ci sarebbe una grande dispersione termica e quindi tutto ciò non va bene. Ero indeciso più che altro con le altre, che forse sono più carine, e vi espongo il mio dubbio. Queste qua mi sembrano un pochettino più da casetta americana rispetto a queste.
E quindi credo che terrò queste anche perché ho dimenticato i white dye dall'altra parte del mondo e quindi andrei con queste. Non so bene dove piazzarle, ancora credo che le metterò vicino ai tavolini in modo da fare un pochettino ambiente anche in un certo senso. Ne metto una qua, da questo lato forse una. Una qui per vedere il panorama comunque giù sotto. Si vede qualcosa di qua? Non si vede niente. A parte che non ha caricato il mondo, quindi cioè non ha caricato quella zona là in basso, credo, quindi no, proprio non si vede nulla perché è troppo poco sporgente sul baratro. Qua anche non si vede nulla e ne metterei forse una qua per dare un'occhiata alla foresta che non si vede nulla lo stesso. Ma va bene lo stesso. Ho detto troppe volte lo stesso e vorrei vedere un attimo come appaiono se andiamo a iniziare a chiudere quello che è il nostro edificio. Verrà forse un pochettino scuro adesso all'inizio, ma dobbiamo ancora pensare a tutto quello che sarà l'illuminazione. Tra l'altro qui perché ho messo questo blocco non mi ricordo. Boh. Questi angoli qua però non mi convincono tantissimo. Ma ci si potrà lavorare di sicuro. Per fortuna di pino ne abbiamo a sufficienza. Ok, devo dire che non mi dispiace per nulla come aspetto ora come ora. Forse metterei ancora una finestrella tipo qua. Tipo qua, anche se è un po' sacrificata, ma fa un po' di luce e simmetrica rispetto all'altra. Andrei a fare un secondo piano con il legno per quanto riguarda la parete. Iniziare ad avere un'idea un pochettino più precisa di quello che potrebbe essere l'aspetto finale di questo rifugio alpino. Dovrò poi magari studiare. No. Dovrò poi magari studiare anche delle sedie che non ingombrino, ma forse non conviene così tanto mettere delle sedie perché rubano davvero tanto spazio in questa situazione. Facciamo così. Perché i tavolini là sono un po' uno addossato all'altro e non vorrei davvero che fossero troppo attaccati con degli oggetti ingombranti in mezzo. Inizia davvero però a prendere un bell'aspetto, è proprio quello che cercavo da questo edificio. Vediamo se riusciamo con questi a fare un giro completo. Non ho... Niente, ho sbagliato tutto nella mia vita. Ok, facciamo che fare così almeno non rischiamo troppi errori. E via così. Tra l'altro non ho neanche pensato di portarmi un letto dietro. Siamo completamente al buio qua di notte, quindi direi che sfruttiamo quello che è l'Unified Inventory. Sì, inizia proprio a piacermi, dà comunque un'impressione molto chiara, ecco, questo rifugio. Quello che volevo mettere in questa zona sono appunto queste kitchen cabinet su tutta questa parete.
in modo da dare un'idea di cucina. I kitchen cabinet. Ah, tra l'altro, ecco, questi kitchen chair posso utilizzare magari in quella zona là. Sì. I kitchen cabinet sono anche abbastanza semplici da fare e questi non me li ricordo. Forse sono nuovi. Vediamo quanti riesco a farne. Ah, non ho più legno effettivamente perché l'ho usato tutto adesso per costruire le pareti, quindi convertiamone un po'. Così dovrebbe bastare. E facciamo un po' di altri mobiletti. Nove forse sono un po' troppi. Ecco, ma no, dai, neanche troppi. Così, sì, dai, forse sono un po' troppo uguali. Ma questo qua con il lavandino come si fa? Con due pezzi di ferro che non ho dietro. E questo qua verticale invece con uno di quelli ne dà due. Quindi potrei verosimilmente prenderne uno qua, togliere tutto questo legno. Devo evitare di avvicinarmi troppo allo schermo perché altrimenti mi taglia la testa. Allora, tipo così. Oh, è molto interessante. Potrei togliere tipo questi due qua. Sì, e pensare a qualcosa là sopra che sia tipo così e così, oppure mettere qualcosa qua in mezzo che abbia tipo dei. No, così mi piace. Così mi piace abbastanza. E questo andrebbe qualcosa di utile, tipo una caffettiera, un forno a microonde. Questo della birra forse sul bancone là in mezzo. Ho comunque delle bottiglie. No, appunto, la macchina del caffè. Ecco, orologio sarebbe benissimo in là. Sarebbe benissimo nella sala qui. Le sedie invece, quelle come si fanno? Ah, molto facili si fanno, tra l'altro. Potrei forse. Ah no, perché ho finito gli stick. Però altrimenti potrei farne una, vero? Ok. Tipo così, ma girata? Per fortuna che esiste il cacciavite, altrimenti qui saremmo molto messi male. Allora, così qua metterei tipo ma girata di così. Il colore forse stona un po' con quello che sono i tavolini, eh. Però potrei provare, ne faccio altre due. E dovrei starci con gli stick proprio, sì. Ottimo. Una così. E qua ne metterei magari anche una così. Sì, sono tutti i tavolini da uno.
Farne altre due non sarebbe cattivo. Cos'è questo già? Ah, il corrimano. Sì, piace abbastanza così, mi sembra che abbia un buon aspetto. E potrei andare a verificare già un po' quello che è l'aspetto con il pavimento. Non è divisibile per 4, ovviamente, ma vorrei, perché non apro mai quell'affare? Allora, usiamo la pala, visto che ce l'abbiamo, e togliamo un po' di roba qua. Allora, non ne ho fatte tantissime, quindi forse mi basta giusto giusto per questa parte finale. Ma d'altronde è quella che si vede di più e quindi già riuscissi a 1, 2, 3, 4 a coprire questa parte finale darebbe già una sua idea dell'aspetto. Sì, secondo me è molto bellino così. Ditemi cosa ne pensate, ma a me piace molto quello che mi disturba davvero che le sedie abbiano un colore così staccato dai tavolini e dall'altro legno. Cioè, sono tutti legni, ma sono tutti legni di tonalità differenti. E non è un granché bello, però non ho altre alternative di sedie piccoline. E quindi mi sa che terrò queste per ora. Se ci sono solo nella home decor, ma non vedo niente. C'è un tavolino qua che può essere colorato, che magari potrebbe sembrare un... No, questo l'ho usato. Questo l'ho usato e non ricorda per niente una sediolina. È più alto, cioè uno sgabello. È più alto di uno sgabello e non può essere utilizzato come sgabello. Perché l'abbiamo messo alla fine della galleria d'arte ed è alto, è abbastanza, si credo sia alto come un blocco, o se non è alto come un blocco comunque quasi, quindi mi sa che non conviene, mi sa che non conviene. Comunque, io ve l'avevo anticipato, purtroppo questo video sarà un po' breve, vado a terminare qui perché mi metto subito a editarlo e a renderizzarlo, tra l'altro qua c'è un sacco di spazio per possibili cibari. E noi ci vediamo nel prossimo episodio, mi auguro davvero sabato prossimo, tempo permettendo e impegni permettendo. Buona giornata a tutti, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qui sotto in cui darmi consigli su quello che è la costruzione. Se per caso avete delle idee, se per caso non vi piace quello che ho costruito o... boh, non lo so. E ciao a tutti! Direi buona giornata, ma sto andando a dormire.